Salve a tutti e bentornati sull'angolo dell'emergenza. Oggi parliamo di ictus, come riconoscerlo e cosa fare. L'ictus in Italia è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie ed è la principale causa di invalidità. Ogni anno sul territorio italiano si registrano oltre 200.000 casi di ictus, di cui soltanto il 20% sono recidive. Ma che cos'è l'ictus? È un evento improvviso, è un evento che colpisce senza alcun sintomo precedente. L'ictus, infatti, è un deficit neurologico che insorge improvvisamente a seguito di un difetto della circolazione cerebrale. Ma attenzione, se è vero che non esistono campanelle d'allarme che ci mettono in guardia preventivamente, è altrettanto vero che ci sono dei sintomi che ci indicano chiaramente che l'ictus è in corso. E quali sono i sintomi dell'ictus? Debolezza da un lato del corpo, bocca storta, difficoltà a parlare o comprendere, muovere con minore forza un braccio, una gamba o entrambi, afasia, vista sdoppiata o campo visivo ridotto, non riuscire a coordinare i movimenti e stare in equilibrio, sono i sintomi più comuni. E cosa dobbiamo fare? Beh, appena vediamo uno o più di questi sintomi, dobbiamo subito allertare il sistema di emergenza, come può essere il 118 o il 112, secondo la provincia dove vi trovate. Sapete che stiamo facendo questo cambiamento verso il numero unico. Perché è necessario avvertire immediatamente? Perché la persona deve essere trattata nel più breve tempo possibile proprio nei centri specializzati, dove all'interno degli ospedali hanno la cosiddetta stroke unit. Beh, non tutti gli ospedali ce l'hanno, quindi è possibile che magari l'ospedale più vicino a voi non è presente questa specifica unità di emergenza e quindi il sistema di emergenza deve attuare quello che è un trasporto verso l'ospedale più idoneo, non quello più vicino. Oltre a questo, sapete che esistono diverse tipologie di ictus. Esiste quello ischemico e quello emorragico. Quello che abbiamo descritto finora si tratta di ictus ischemico, che racchiude circa l'85% dei casi. L'ictus emorragico ha tutto un altro percorso, poi magari ne faremo una puntata a parte. In Italia ci sono circa 913.000 persone reduci da un ictus, con esiti più o meno invalidanti. In media però circa il 30% dei reduci da un ictus ha una disabilità elevata e noi cerchiamo sempre di ridurre questo numero intensificando. Scusate, intensificando i corsi di formazione e quindi poi avvertendo più persone possibili dei sintomi e quindi saper riconoscere tempestivamente i sintomi appunto dell'ictus per poi portare il paziente il più breve tempo possibile nella stroke unit dove verrà trattato e quindi avendo poi un esito magari molto meno invalidante. In media circa il 30% dei reduci di ictus hanno una disabilità molto importante. Per ridurre questo fattore, questa percentuale molto grande, appunto si cerca di fare più formazione possibile nei corsi di formazione, anche con spot televisivi su internet e quant'altro, per cercare di far conoscere alla popolazione quali sono i segni e i sintomi dell'ictus, saperli riconoscere e quindi poi portare nel più breve tempo possibile la persona nei centri specializzati o chiamando l'ambulanza o magari portandocelo di persona se siamo vicini all'ospedale. Nei corsi di formazione che fa la CSE, come molti altri centri scientifici, dedichiamo una parte, circa un'ora e mezza, per le NPS, cioè nozioni di primo soccorso. Per esempio, in un corso BLSD, PBLSD, dove si parla di rianimazione cardiopolmonare adulta e pediatrica, ci sarà sicuramente un'oretta, più o meno, dedicata a queste nozioni che ci permettono di dare la conoscenza alle persone che partecipano, spesso non sanitari, per saper riconoscere appunto i casi di emergenza, di urgenza, quali devono essere trattati prima e quali hanno la possibilità di aspettare un po' di tempo e quali sono molto pericolosi e quindi hanno bisogno di più attenzione e soprattutto più coordinamento per quanto riguarda i soccorsi. E con questo vi saluto per questa puntata dell'angolo dell'emergenza. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, seguiteci su tutti i social e non dimenticate di mettere un like e condividere il video.